Stadio Comunale di Chiavari di fronte a Tele Pescara, entrambe ancora imbattute, pari in tutto, punti, gol fatti e subiti, 5 cambi rispetto alla partita col Perugia al primo minuto, Lonardi, Tugnov, Bentivegna, Tonin e Lex, Meazzi nel 3-5-2 del Lentella. Ci sono due novità, lo spagnolo Guio e al fianco di Santini, che però è preferito a Castelli, e sia Tunis al posto di Corbari. Al 24esimo c'è questa prima insedia per il Pescara con il destro di Bariti, che viene pescato con uno splendido lancio dal suo compagno di squadra, il difensore centrale Tiritiello, il capitano dell'Entella, non inquadra lo specchio, grande occasione, grande chance per l'Entella. 40esimo, il Pescara reagisce, il ricamo di Meazzi, il colpo di testa di un soffio al lato di Brosco, dunque sfortunato il Pescara proprio al 40esimo della prima frazione di gioco. Il parziale non si schioda dallo 0-0. Siamo ora con le immagini, sempre nel primo tempo, al 43esimo viene perso un pallone sanguinoso, non lo sarà per fortuna, perché il destro di Guiu, leggermente largo dopo aver sterzato e saltato Pellacani, aveva perso una brutta palla a centrocampo della Pescara. Il gol partita al 57esimo, 12esimo della ripresa, batte il corner Meazzi, il colpo di testa perfetto di Balzania, primo gol con la maglia della Pescara dopo i 5 realizzati nella stagione 2017-18 in Serie B, torsione perfetta, traiettoria imparabile per il portiere dell'Entella Siaulis. Rivediamo con attraverso più angolazioni, davvero un gran bel gol, si sblocca la situazione, esultanza di Luca Balzania. 87esimo, vediamo che cosa succede, c'è questo tentativo di Casarotto entrato in corso d'opera, l'unica parata compiuta da Prizzari nel corso di tutta la partita sul trequartista ex Virtus Verona, si distende, sventa il calcio d'angolo del suo difensore biancazzurro. Poi al 92esimo la pressione della formazione di casa, c'è questo cross, fa suo il pallone, presalta senza problemi il suo difensore biancazzurro Alessandro Prizzari. Nel finale dovremmo vedere l'ultima azione della partita, c'è questo duetto tra Cangiano entrato in corso d'opera e Vergani, anche egli è entrato nella ripresa al posto di Tonin. Vergani va alla conclusione che viene frustrata dal portiere dell'Entella Siaulis, dopo 5 minuti di recupero termina l'incontro. Dunque a Chiavari, Pescara batte Entella 1-0 per la gioia dei 108 tifosi del Pescara al seguito. Pescara da solo in testa alla classifica con 14 punti.